Ciao a tutti, volevo dirvi che il mio video precedente, come diventare adulti in una società di bambini, riveste per me un punto di partenza per un discorso molto più ampio, come vi dicevo, che potremo analizzare attraversando vari dettagli e aprendo varie finestre. Come vi avevo promesso in quel video, ho scritto il brano sul guerriero interiore, ma non la solita teoria, piuttosto il guerriero, quello da applicare nella pratica quotidiana e cosa significa proprio nelle nostre emozioni, nei nostri sentimenti quotidiani, avere attivo il guerriero interiore, chiamato anche da alcuni guerriero di luce. Comunque fa capo alla parte luminosa, alla parte sana dell'archetipo del guerriero, che, come vi dicevo, come molti di voi già sanno, è stato purtroppo conosciuto nella nostra società solo per la sua parte di ombra, per la sua parte, quella più micidiale, no? Quella degli eserciti che vanno e devastano, saccheggiano, stuprano, o della violenza, della cattiveria maschile. In realtà, questo archetipo maschile deve essere integrato sia negli uomini sia nelle donne per avere una società appunto di adulti, per uscire in quello che dicevo l'altra volta, il mondo di Alice. Non siamo stati iniziati, quindi nessuno ci ha condotto a attraversare questa soglia, a fare questi passi. Vi parlo adesso di questo personaggio che è fondamentale per passare dalla fase dell'adolescenza alla fase dell'essere uomini e donne adulti. Allora, l'articolo si chiama Il guerriero interiore nella pratica, si trova naturalmente nel mio blog, Il Bosco Femmina. Ecco, come scrivevo nel blog, io ho l'articolo qui sotto, vi leggo alcuni brani, poi li commento, li amplio qui nel video. Allora, che cosa non è il guerriero dentro di noi? Il guerriero non ha niente a che fare con la violenza sull'altro, né verbale né fisica. Non ha niente a che fare con il punire, con l'infierire, con l'urlare in uno stadio, con l'insultarsi sui social, con l'alzare la voce più del nostro interlocutore per sovrastarlo, no? Con il sottomettere, con l'umiliare, il deridere, lo svilire. Il guerriero non ha niente a che fare con i muscoli, non ha niente a che fare con la lamentela, non ha niente a che fare con il sentirsi più furbi degli altri o più evoluti o più grandi o più forti, con il vedere nemici ovunque e non ha niente a che fare con il bisogno di avere nemici su cui scagliarsi o qualcuno con cui arrabbiarsi. Ok? Il guerriero in particolare, è quella parte di noi che dovrebbe portarci enorme forza e compostezza, cioè quella parte di noi che ci permette di non vacillare. Ovviamente, certo, possiamo sentirci fragili, avere paura, e tutto questo fa parte della natura umana. Avere un guerriero interiore attivo e potenziato, insomma, che noi consideriamo, stimiamo, onoriamo e di cui riconosciamo l'esistenza, può aiutarci notevolmente nel mantenere i nervi saldi in situazioni molto dure. È quella parte di noi che ci permette di rimanere calmi nella tempesta, perché questo è comunque un obiettivo che è sempre volto ad essere più liberi, a non farci sovrastare né dalle emozioni né dagli eventi, ed è volto naturalmente a un maggior benessere, a avere più nelle nostre mani la nostra vita, a non lasciarla esondare perché qualcun altro ne prenda il controllo. Allora, il guerriero, come dicevo, analizzavo nel mio libro il maschile sacro, è la parte tra gli archetipi maschili, è quello che riveste più l'azione e la forza dinamica dell'avanzamento. Per cui, come dicevo naturalmente anche in questo articolo, muoversi attraverso il guerriero verso un obiettivo, un progetto, un sogno è muoversi verso la vita, la vitalità, il desiderio, quello che ci tiene al mondo, no?
E che permette anche di creare, mentre muoversi senza il guerriero interiore porta ad apatia, spegnimento e è più un andare verso Thanatos, verso la morte, che non verso la vita. Allora, analizziamo, voglio entrare subito nella pratica. Adesso qui nell'articolo ho messo alcune delle sue caratteristiche, ma la cosa più interessante è arrivata sotto il guerriero applicato. Allora, il guerriero applicato, significa. Quando riceviamo critiche e attacchi, adesso vi elenco numerosi punti, questo è uno. Quando riceviamo critiche e attacchi, il guerriero interiore è quella voce, quella forza, quella presenza che ci permette di distinguere tra la critica costruttiva e la critica denigratoria della persona che ci vuole sminuire. È anche quell'energia che ci permette di accettare le critiche, un'energia molto carente, per esempio, nei narcisisti, no? Che non sono in grado di tollerare una messa in dubbio della loro personalità e una critica in generale. È molto importante per me passarvi il concetto centrale della presenza del guerriero dentro di noi, che è separarci dalla vergogna, per cui rientro sempre nel punto critiche e attacchi. Il guerriero riesce a scindere la vergogna di essere inadeguati, l'imbarazzo di essere inadeguati, questa sensazione di inadeguatezza che è stata registrata in noi da piccoli, riesce a separarla da noi con la sua spada. Il guerriero usa la spada molto spesso per separare la nostra vitalità, la parte di noi che deve essere preservata da ciò che non ci serve o che potrebbe limitarci, renderci schiavi, danneggiarci. Ecco, per cui il guerriero è in grado di separarti dal tuo senso di vergogna e questo è un passo fondamentale nella dimensione del guerriero, per cui gli altri non hanno più appiglio nel lanciarti il no, l'uncino per tirarti giù attraverso una critica, attraverso un qualunque tentativo di umiliazione, eccetera. Quindi il guerriero non ti permetterebbe, per esempio, di autodenigrarti, ecco, una cosa che in tutti i percorsi di consapevolezza si dice, mai offenderti davanti a qualcun altro. Mai dire io sono proprio un idiota, eccetera, ma c'è anche di peggio, perché comunque qualcosa dentro di noi stona, qualcosa registra. Il guerriero non permette questo, non permette che tu ti faccia denigrare da altri, ma nel senso che proprio separa il vissuto altrui, le sue proiezioni da quello che senti tu, senza nessuna violenza, cioè non viene più attaccato. Rimani appunto saldo, fermo, come dicevamo prima, calmo e calma, naturalmente vale per entrambi i generi. E per cui il guerriero aiuta a non sentirci più denigrare né dagli altri né da noi stessi e tantomeno a farlo verso noi stessi. Passiamo al secondo punto, abbandoni e delusioni. Allora, il guerriero dentro di te può evitarti di stare male per persone che non lo meritano. Può farti distinguere molto velocemente perché il guerriero ha un intuito molto forte e ha una velocità di reazione molto forte. Può aiutarti a distinguere velocemente tra le persone che vogliono il tuo bene e coloro che invece stanno solo fingendo, fanno il loro interesse o non sono assolutamente interessati al tuo benessere. Quindi, discernimento fa sempre parte dello stesso archetipo. Il prendere decisioni, il guerriero è fondamentale nel prendere una posizione, nel prendere una decisione e quindi di nuovo la spada che taglia via quello che faceva parte di noi dal passato, che potrebbe solo trattenerci dall'avanzare quando noi ci siamo già trasformati e dobbiamo prendere un'altra posizione, fare un passo in un'altra direzione. Passiamo al punto 3, questo ve l'ho già spiegato abbastanza bene. Essere attivi e prendere il proprio posto. Il guerriero ci aiuta a prendere il nostro posto nel mondo, indipendentemente da tutti i condizionamenti che possiamo avere registrato e da qualunque parere altrui.
Per cui anche lo smettere di delegare, ecco, il guerriero ci permette di prendere la nostra vita nelle nostre mani, prendere la nostra posizione nel mondo e smetterla di magari vivere sulla scia di qualcuno che pensiamo avercela fatta meglio di noi, o comunque di chiedere aiuto a qualcuno perché combatta al posto nostro, sia un genitore, sia una figura guida di qualunque tipo. Quindi stiamo sempre allerta, appunto, attraverso il nostro guerriero interiore su i nostri tentativi di sabotaggio e su anche le bugie che ci raccontiamo e le scuse che ci raccontiamo, perché ci adagiamo lì e per noi quella è la verità. In realtà è solo una versione che ci stiamo dando e che ci tarpa le ali. Passiamo al punto successivo che andiamo sotto la prima foto, non abbattersi mai. Ecco, il guerriero è quella figura che ti permette, pur nella massima devastazione e malessere e dolore, di non arrivare mai al punto della totale disperazione. Cioè, il guerriero, così come anche gli altri archetipi maschili, hanno comunque dentro una fermezza che è basata sulla fiducia nella vita, sulla fiducia in te stesso e in te stessa e nella vita. Per cui, come fanno gli animali, sanno che presto o tardi questo momento passerà e non arriverebbero mai a strapparsi i peli o i capelli, no? Per cui il guerriero ci permette di non arrivare mai realmente a toccare il fondo e a delegare quindi la nostra vita a qualcun altro o a una dipendenza. Ok? Emotività, passiamo al punto successivo. Parte del potere di guarigione del guerriero, del nostro guerriero interiore, è quello di darci le direttive, le linee guida su come canalizzare le nostre emozioni senza che ci autocombustiamo, senza che esse vadano a nuocerci nel corpo o a livello emotivo vi siano dei blocchi. Le norme sociali che ci chiedono di essere gentili a tutti i costi, educati a tutti i costi, vanno a sopprimere il guerriero interiore. Per cui stiamo attenti perché viviamo in una società che non ci ha minimamente insegnato a come canalizzare la rabbia, ok? O esplodiamo, facciamo del male anche verbalmente o fisicamente a oggetti, cose, persone o a noi stessi, oppure accumuliamo, come dicevo nel video precedente, accumuliamo cortisolo, che è l'ormone della paura, dello stress, che se non è attivato solo come nella natura, né nei momenti di necessità, ma è attivato costantemente nella nostra vita, appunto, in preda alle paure, alle preoccupazioni, sapete che il cortisolo, causa numerosi danni, ma sia a livello cognitivo, perdita della memoria, eccetera, sia a livello soprattutto fisico. Per cui considero questo la capacità di sapere come gestire le emozioni, che non ha niente a che fare con il reprimerle, il negarle, il giudicarle, ma come distribuirle, no? Come un direttore di orchestra, fa sempre parte del guerriero e lo considero un forte potere proprio di guarigione. Poi il guerriero, punto successivo, presiede al controllo. Quindi il guerriero ti permette di evitare il conflitto quando il conflitto è evitabile, non sperpera energie a vuoto, cosa che non farebbe neanche la belva più feroce in natura, a meno che non sia impazzita, ok? Quando lo scontro è evitabile, esatto, ci permette di contenerci quando non è il momento di attaccare e di attaccare esattamente nel momento giusto in cui quella persona può recepire quella cosa. Dunque, di contenerci quando non è il momento di fare fuoco e di non dire quella cosa quando non è il momento di dirla, perché poi ce ne pentiamo. Per cui
Guerriero non è, come pensiamo purtroppo erroneamente nella nostra cultura, solo attacco o difesa o essere per forza in prima linea, ma è anche contenimento, che è una parte del maschile fondamentale e qua ne parlerò in futuro perché bisogna dedicare un video anche solo a questo, che è la parte che oltretutto fa sentire bene una donna. Ne parliamo in futuro. Disciplina, il guerriero è quella figura interna, quell'energia dentro di noi che dobbiamo veramente, a cui dobbiamo davvero riconnetterci, che ci permette di mantenere quella disciplina, quella, come posso dire, quel filo rosso e seguirlo senza interruzioni per realizzare qualunque progetto, qualunque lavoro, qualunque sogno abbiamo in mente, ok? Il punto successivo è la lucidità, cioè il guerriero ti insegna a non sentirti un fallito in caso di perdita e in caso di sconfitta, ma è proprio quella parte di noi che ci insegna ad accettare la sconfitta. È molto presente negli sport, per esempio, no? Ecco, forse nella nostra società l'abbiamo visto in forma positiva, parzialmente solo negli sportivi. Ti permette di accettare le sconfitte, ma anche, e senza sentirti un fallito, ma anche di viverti al massimo la vittoria, gioiendo di te stesso, sentendoti, orgoglioso di te o orgogliosa di te, senza arrivare a sentirsi un fenomeno o sentirsi invincibili. Ok? Quindi ti mantiene nel giusto mezzo, in quella, che si chiama appunto l'allineamento ideale. Il punto successivo è precisione e fermezza, e questo è uno dei punti che considero fondamentali, insieme a quello che vi raccontavo del potere di guarigione, ossia, questo è per me il cuore dell'iniziazione. Il guerriero è quella figura, quell'energia dentro di te, dentro ognuno di noi, che se attivata ti permette di uscire dallo stato di ingenuità. Come dicevo nel video precedente, la nostra società vive in un perenne stato di ingenuità. Per questo noi viviamo quasi tutti da vittime. Siamo pronti in mezzo secondo a dare la colpa a qualcun altro, a quel politico, a quell'organizzazione o a quella persona su Facebook. Noi siamo sempre vittime, guarda caso. Ormai è diventato un modus vivendi, siamo assuefatti, non ci facciamo neanche caso. Ecco, uscire dallo stato di pura emotività e dal mondo della soprattutto ingenuità ci permetterebbe di non autodistruggerci, di smetterla di autodistruggerci, ci permetterebbe anche di salvarci la vita in molti casi, non solo emotivamente, ma anche fisicamente, come nel caso dei femminicidi. Vi parlo alla fine, questo ve ne parlo dopo, dei punti che noi risolveremmo nella nostra società se avessimo un guerriero interiore ben attivato, integrato. Andiamo avanti con questo punto che si chiama precisione e fermezza. Quindi, ecco, ti permette anche di importi con lucidità quando una decisione drastica deve essere presa, perché se abbiamo, come dice Robert Bly, i lupi interiori che ci stanno divorando l'anima, bisogna sparargli, non bisogna dirgli a poverino nutrirli, ok? E non significa, usare la violenza in senso fisico, significa appunto discernere. Esistono i nemici, esistono gli avversari e sono funzionali alla nostra crescita se li affrontiamo, non se a tutti i costi vogliamo prenderci cura di loro e non di noi, no? Per far solo un esempio, ma sono tante le modalità disfunzionali con cui nella nostra società affrontiamo un nemico, un avversario. È rarissimo che venga affrontato nella maniera giusta. E la maniera giusta ve la insegna il guerriero. Andate a leggere questo articolo perché è molto completo. Io ci ho messo dentro 2 anni di letture, forse di più perché ero ragazzina che avevo letto Il guerriero di luce di Coelho. Adesso sto andando avanti con tanti altri testi che rimarcano in parte completano. Per poi arrivare alla mitologia, che insomma già diceva tutto, ma è bello integrarli i miti, no? Prendere anche i tratti delle altre latitudini o delle fiabe, anche di altre nazioni, per vedere quante cose può fare il nostro guerriero interiore.
Ecco, il guerriero interiore è quello che ti permette, appunto, io prima parlavo dei lupi interiori, ti permette di distinguere quando usare il cuore e quando usare il ferro. Abbiamo parlato del ferro l'altra volta nel video precedente, quando alzare la spada. Se si usasse sempre solo il cuore, e ahimè è stata una tendenza degli ultimi decenni, quella di usare il femminile a tutti i costi, allora non dovremmo neanche combattere un virus, dovremmo lasciare che un virus ci uccida perché non possiamo, appunto, mettere barriere, non possiamo combattere, ok? Questa è la differenza. Esistono gli avversari, esistono i nemici. Però questa fermezza è stata buttata nella spazzatura insieme alla violenza. E bisogna rendersene conto, noi non distinguiamo più il lato positivo del guerriero, che ci è vitale, non è un capriccio new age o olistico, non è qualcosa di carino di cui occuparsi attraverso un paio di libri, è vitale, perché non perdiamo la vita. Per cui è quello che ci aiuta a comprendere che a volte bisogna agire con il ferro e non con il cuore. È anche quello che si dice l'avere polso. Non possiamo vivere, vi leggo un altro brano, una vita sana ed evolutiva se non applichiamo nei momenti giusti qualche taglio fermo e preciso, se non ci fidiamo del nostro guerriero. Il guerriero insegna a dire no. Insegna a difendere la tua incolumità, salute e benessere, insegna a potare i rami secchi, a difendere il nostro corpo e il nostro territorio da invasori sia interni che esterni, da furbetti, da ladri, da sciacalli, dai falsi, dagli opportunisti e anche dalle persone mai cresciute, perché possono apportarci un pericolo. Possiamo attraverso di loro capire meglio a che punto stiamo e anche se vogliamo noi, magari ci troviamo alla pari, vediamo nell'altro il nostro specchio e capiamo che abbiamo bisogno che il guerriero interiore ci porti su, perché non ci basta più questo vivere da perenni bambini. Il punto successivo è verità, accettazione e realismo. Il guerriero riesce a sostenere e a far proliferare e fiorire un re. Il guerriero è prima di tutto al servizio della vostra regalità, è al servizio di un re o di una regina. Tutto questo solo se ammette che quanto elencato sopra esiste, esiste e lui è lì apposta per affrontare le avversità, gli imprevisti e il guerriero ha nel suo realismo la certezza che le cose non andranno mai lisce come l'olio e che non sarà mai che il mondo vada sempre come lui desidera o come desidera il suo re. Per cui la sua esistenza è funzionale a quei momenti in cui, in particolare, quei momenti in cui si rompe la nostra stabilità, la nostra serenità, lì interviene il guerriero in un modo o nell'altro. O dovrebbe intervenire. Faccio una piccola parentesi prima di andare avanti con il mio articolo, perché vi ho accennato prima, questo avere perso per strada totalmente l'avere polso, che non è quello che abbiamo visto purtroppo. Negli eserciti, nei patriarchi. L'avere polso è quello che vi sto descrivendo adesso in pratica. Si riconnette secondo me al concetto di soft male che è uscito negli ultimi, cioè il maschio morbido, no? Che è uscito negli Stati Uniti negli anni 70-80 e poi si è diffuso un po' in tutto il mondo, femminilizzando il maschio, mentre la donna ha preso i lati peggiori, no, spesso dell'uomo dal femminismo in poi, questa femminilizzazione eccessiva del maschio lo ha portato a diventare molto più vulnerabile. Non sempre lo porta a una maturazione o un'integrazione del femminile dentro di sé. Bisogna stare attenti perché sta perdendo davvero o ha già perso la sua spada. E quindi questo soft, secondo me, soft male è proprio l'aggettivo migliore che potevano usare. Questo essere morbidi sempre a tutti i costi ci fa invadere da qualunque parassita psichico e energetico e fisico. E, bisogna approfondirlo questo discorso perché a mio parere
è alla base di tutti i problemi dell'Occidente. Questo per me è, ho trovato forse dopo tanti anni di ricerca il nucleo proprio del malessere occidentale. Io la vedo così in questo momento. Raramente mi sono sentita così vicina, no? Fuoco, fuochino, fuoco, all'obiettivo della mia ricerca. Ecco, tornando al punto verità, accettazione, realismo. Persone che non hanno inglobato questo tipo di realismo e la verità dei chiaroscuri della vita, la capacità di abbracciare la vita in toto, nel bene e nel male, restano psichicamente bambine o adolescenti. Il mondo occidentale è pieno di questi casi. E integrare il guerriero non significa vedere nemici ovunque o dare la colpa agli altri o vivere indifeso o in attacco, o cercare guide esterne. Anche tutte le persone che si comportano così rientrano nei non cresciuti e li ho chiamati non svezzati proprio nell'articolo, nei non adulti. Se non l'avete visto, vedete anche il mio video precedente che va ad ampliare ancora di più questo discorso con in particolare il punto del rame e del ferro. È grazie alla consapevolezza di come stanno le cose che il guerriero può godersi la vita. Perché ha accettato la morte, può godersi la vita. Il guerriero può godersi il gioco solo perché a monte ha scelto coscientemente di accettare le regole del gioco. E dopo non si lamenta, non si può lamentare. Se sei qui, hai accettato le regole del gioco, altrimenti vivi da morto, vivi da zombie o vivi per finta. E non si sta bene, non si sta benissimo, diciamo, non si sta al top come un essere umano potrebbe stare, ve lo garantisco. Possiamo stare molto meglio di quello a cui siamo abituati, ma a volte a livelli inimmaginabili. Poi l'altro punto è le aspettative. È molto importante secondo me, soprattutto per le donne, questo punto, ma per tutti poi. Per le donne perché hanno questo punto debole in particolare. Il guerriero ci impedisce di aspettarci pietà da chi non può averne, correttezza da chi è scorretto e comprensione da chi non può darla. Il guerriero ci impedisce di mendicare amore. È l'archetipo che ci permette di uscire dall'ingenuità e quindi anche dall'autodistruzione, di entrare nell'abbraccio della dualità, della completezza, dell'integrazione e della tensione vitale. La tensione vitale e sessuale alla base di qualunque cosa esista, materiale e non, è data da questa tensione tra opposti. E combattere questo, secondo me, vuol dire non essere neanche in un percorso di crescita. Punto successivo, onore. Il guerriero non ti farà mai fare il doppio gioco, colpire alle spalle, usare l'inganno. Il guerriero usa il fair play, usa il gioco pulito, il rispetto per il proprio avversario. Anche questa cosa è andata totalmente nell'oblio nella nostra cultura. Il tuo avversario non è detto che perché sia tuo avversario, pensate a quel che succede anche solo negli stadi o con il bullismo nelle scuole. Il tuo avversario non è qualcuno da sminuire, da denigrare, da considerare inferiore a te. È tuo avversario. Non hai diritto di trattarlo male al di fuori delle regole della battaglia. Per cui il guerriero non concepisce il suo avversario come un essere inferiore, non lo concepisce come denigrabile, usabile, violabile. L'avversario è la parte da combattere all'interno delle regole del gioco. Le regole del gioco quali sono? Onore, rispetto e lealtà. Non sono concetti obsoleti. Purtroppo il considerarli obsoleti ci ha portato alla società che vedete oggi e non dico altro perché non serve commentare. L'avversario in realtà è il trampolino di lancio per la tua espansione, è quella parte che ti porta la frizione necessaria, la resistenza che ti permetterà di fare il salto. Però lo devi usare come avversario, altrimenti il gioco cade e si torna alla soft, soft, tutti soft e non si va da nessuna parte. Il guerriero inoltre non attacca mai se non per mera necessità perché non spreca, come dicevamo, energie inutilmente, non annaspa,
non ha nessuna intenzione di farsi grande su qualcun altro o per qualcun altro e non ha nessun bisogno di dimostrare qualcosa a qualcuno. Non c'entra niente questo con la sua guerra santa, questa è guerra santa. La spada del guerriero cosa separa? Come dicevo, la spada è necessaria, la spada non è solo violenza, la spada separa in primis il ragazzo dall'influenza materna, quella appunto che non significa trattare male la propria madre, anche se avviene non a caso nell'adolescenza, ma è proprio uno staccarsi a livello energetico dal cordone ombelicale psichico con la madre, poi con il padre. Robert Bly dice una frase bellissima citando la spada del guerriero: serve a dividere la dipendenza dall'amore, e sono due cose diverse. La spavalderia adolescenziale dalla fermezza virile, e sono due cose molto diverse, l'aggressione passiva dalla fierezza. Ecco, poi appunto serve a separarci dalla nostra autocommiserazione. La sua spada taglia via l'autocommiserazione, perché quella non ci permette di diventare adulti e ha a che fare appunto con l'essere perennemente vittima. Okay, che è tipico poi del bambino quando fa i capricci o quando comunque è giustamente in balia di adulti. Noi magari potremmo anche smetterla di vivere così. La spada serve a smascherare coloro che stanno interagendo con te attraverso delle maschere, quindi abbastanza smaliziato questo guerriero, anzi molto smaliziato, e dovrebbe renderci abbastanza smaliziati se lo integriamo. Serve a separarci da ciò che non ci serve più, da ciò che è stato funzionale per un periodo e adesso ha fatto il suo corso e deve permettere alla vita, al flusso vitale di procedere. Io vi leggo la parte che ritengo più importante, oggi sforiamo di poco la mezz'ora, ma è importante, perché purtroppo molti di voi sono pigri, magari non leggono, preferiscono un video, poi il video è sempre un po' più ampio. La parte finale di questo articolo per me è molto importante. È una raccolta di punti su a cosa abbiamo rinunciato e cosa ci stiamo perdendo se non conosciamo il guerriero interiore. E sono punti che ho raccolto praticamente in una vita, li ho messi insieme in questi giorni, ma davvero vengono dalle mie esperienze personali, dall'osservazione della società e dagli studi, dalle ricerche. Allora, come vedete, il guerriero vero e proprio è ben diverso dal maschile sanguinario con cui si è mostrato nella storia e con cui ancora viene descritto. In sintesi, il guerriero, se ci pensate bene, sta alla base dell'amare se stessi. È inutile che facciamo conferenze intere sull'amare se stessi se non parliamo del guerriero che difende la nostra regalità e che è al servizio della nostra regalità, del re e della regina, e solo lì puoi veramente amare te stesso al punto da amare gli altri, da espandere questo amore. Deve essere vero, non può essere fittizio, non può essere ragionato. Ecco, il guerriero sta alla base dell'amare se stessi. Non lo conosciamo, per questo nella nostra cultura è così difficile anche per gli psicologi spiegare cosa sia l'amare se stessi e in cosa consista. A parte fare qualche esempio, secondo me manca proprio il tassello di base, che è il guerriero interiore integrato, che ci permette l'amore per noi stessi. Sì, la sensazione di avere davvero un guerriero capace al nostro servizio, oltre che permetterci la fiducia in noi stessi. Ecco, cosa succederebbe se noi avessimo un guerriero, integrato nella nostra cultura occidentale e dentro ognuno di noi? Salverebbe le donne dai femminicidi? Eviterebbe grossi scontri familiari, sociali, politici, internazionali. Farebbe diventare adulte le persone, toglierebbe loro gli occhiali, che siano rosa o neri. Crescerebbe donne e uomini degni di questo nome, pronti ad evolvere verso i loro re e le loro regine. Cancellerebbe dal mondo il bullismo, il mobbing, la violenza domestica e la violenza negli stadi. Impedirebbe all'uomo di distruggere l'ecosistema in cui vive, al contrario lo proteggerebbe, lo sostenterebbe per farlo fiorire. Impedirebbe ai genitori, al capo, a qualunque superiore o falso maestro di infierire su di noi e sulla nostra libertà. L'omofobia scomparirebbe.
L'apatia sarebbe curata e con essa tantissime forme depressive. A questo abbiamo rinunciato quando abbiamo perso per strada il contatto con gli archetipi e con la mitologia, con la portata educativa delle fiabe dei miti e l'iniziazione come necessaria prassi sociale per formare una comunità sana. Aggiungo alla fine che Gesù era un grande guerriero. Per essere re dei re, Gesù aveva dentro un guerriero molto amorevole e molto sveglio, perennemente attivo per servire la sua regalità, che era anche il suo dono al mondo. Non potrai mai essere sovrano di te stesso se prima non fai spazio al guerriero. Per cui buon lavoro e mi auguro che approfondiate questi punti perché sono fondamentali per il nostro benessere, la nostra liberazione, libertà e per una società veramente diversa. Vi saluto, ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!